Buongiorno a tutti! Sono Serena insieme a Stefano e Valentina. Prima di cominciare questo video, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. Brava! Prima di cominciare, iscriviamo un like. Grazie al canale. Mi bevo uno Starbucks buonissimo. Questo è il caffè latte dell'edizione, non si vede niente, Merry Christmas. C'è una luce bruttissima, scusatemi. Bene, oggi nuovo giorno, nuovo giro. Siamo stati al villaggio di Babbo Natale. Anche oggi abbiamo fatto un bel giro in una serra con una zona di vita a villaggio natalizio. Bellissima. Non è molto bella. Gli acquisti che abbiamo fatto oggi sono pochi perché già avevamo fatto la scorta nell'altro villaggio, quindi oggi abbiamo fatto un giretto più che altro per vedere quante belle cose c'erano. Vi lasciamo qualche immagine del nostro giro di oggi al villaggio di Babbo Natale. Sì. When a one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the one horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bells on, and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love gave to me 10 lords a-leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Day of Christmas, my true love gave to me 11 pipers piping, 10 lords a-leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords a-leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree, and a partridge. Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 4th day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 5th day
my true love gave to me. Five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Sixth day of Christmas, my true love gave to me six keys to lane, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a swimming, six keys to lane, five golden rings, four calling birds, three hands, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me nine ladies waiting, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Day of Christmas, my true love gave to me ten lords a leaping, nine ladies waiting, eight maids a milking, seven swans. La storia di Pellegrini corse a rivolgersi al suo specchio. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Lo specchio le rispose: tu, mia regina, sei sempre... Miss my true love gave to me 11 pipers piping, 10 lords a-leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords a-leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Gli acquisti che abbiamo fatto oggi sono piccolini. Sono delle cosette che ci piacevano, perché la scorta grande l'abbiamo già fatta per il nostro albero, vero? Allora, Valentina ha scelto questa piccola piantina, stellina di Natale. Che è una piantina, sì, è una piccola piantina per regalare ai nonni. Ai nonni. No, non è un avocado. E questa è grossa. L'ha scelta Stefano. No. Guardate che meraviglia. E questa l'ha scelta Stefano per regalare anche questa ai nonni. Quelli che beccano questa sono quelli più fortunati, perché voglio dire. E questi sono i primi acquisti. Abbiamo comprato le nuove luci di Natale. Sono 4 metri. Le abbiamo prese di un giallo caldo, sono di 4 metri, le abbiamo prese per fare il presepe, perché sì, l'anno scorso abbiamo fatto un presepe con tutte le luci rosse, sembrava che stesse prendendo fuoco da un momento all'altro. Abbiamo deciso di prenderle un po' più chiare e abbiamo scelto, optato per queste gialle qui. Sempre per il nostro presepe che andremo a fare, i bambini, che a loro piace, i bambini hanno scelto delle cosette, qualche pezzo di arredamento per il nostro presepe. Acqua. Cominciamo da questo bellissimo ponte. Guardate che bello, come è fatto bene. È bellissimo, molto bello. Questo ponticello. E poi ha scelto anche ancora un pezzo di acqua di ruscello per prolungarlo un po', perché sennò era troppo piccolo. È vero. E abbiamo optato per questi due. Sì. Sono di due azzurri diversi. Sono di due azzurri diversi.
sono di due azzurri diversi, però cercheremo un po' magari di modificare questa parte qui per renderla più simile all'altra. E questo è proprio un bel oggetto che abbiamo preso. Sempre per il presepe abbiamo preso anche una scala in gesso per abbellire un po' il nostro ambiente. Guardate com'è fatto bene con questo sottoponte. Che bello. Bello, eh? Sì. L'ha scelto però Stefano. È stato molto bravo. È spettacolare. In gesso. Ecco qui. Esatto. E abbiamo preso questa bella scala per arredare il nostro bel presepe. Un'altra cosetta che ha scelto Stefano per il nostro presepe è questo mercato con del pane, del formaggio. Questo bel mercato sempre per il nostro presepe. Com'è? Bello. E l'ultima cosa del presepe che abbiamo preso, che ha scelto la nostra Vale, è un personaggio, una lavandaia. Guardate che bella. È bellissima. Molto molto carina. È vero. Con la sua roba stesa, sta lavando. E la Valentina si è scelta questo personaggio molto bello. Passiamo ora alle decorazioni. E qui cosa c'è? Il mio schiaccianoci bello bello. Uno schiaccianoci meraviglioso, tutto rosa. La bocca, chiudi la bocca. Buongiorno a tutti! La stanchezza del viaggio. Ed è molto molto carino, tutto su questa tonalità di rosa e bianco, con la corona glitterata, la sua barba e i suoi capelli bianchi, ed è bellissimo. Sì. Un altro decoro meraviglioso che Stefano continuava a rompermi le scatole, che lo voleva e mi piace molto e lo voglio, è questa macchinina stupenda. Questa è un'opera d'arte. Questa macchinina è in stile vintage, con i pacchetti regalo sopra, l'albero e tutti i decori natalizi, le campanelle, ma è meravigliosa. È stupenda. Vedi che vi faccio sentire che suona? È piaciuta molto anche a me e non ho potuto proprio, non abbiamo proprio potuto lasciarla lì, vero Stefano? Poi, guardate com'è esaltata per questa cosa. Ha scelto la scarpetta brillante con i tacchi da appendere all'albero. Anche questa con tutte le tonalità del rosa antico, glitterato e argento. Effettivamente è molto molto carina. E la Valentina era tutta esaltata quando l'ha vista. Ha detto prendiamo. E allora l'abbiamo presa. Un'altra cosa che Stefano ha intensamente voluto è il trenino dorato. Perché a me mi piacciono molto i treni. Perché lui è molto appassionato di treni. E abbiamo preso questo trenino, si è scelto questo trenino tutto dorato. E questa è una carina decorazione da appendere, tutta glitterata d'oro, ma è fatta veramente molto bene, anche un po' pesantina. Molto molto carina. La mia piccola ballerina si è scelta una bella ballerina come te, per andare a far compagnia al nostro schiaccianoci. E anche questa va appesa all'albero, è molto molto bella, molto carina, con le piume. Si è scelto un addobbo in stile Scandi, chiamiamo stile Scandi, sì. Un legno con una pallina, con questo bel testa di cervo. Sì, cervo amore. Con questa bellissima testa di cervo da appendere all'albero. Semplice, ma Stefano gli piacciono queste cose. Un'altra cosa che a Stefano piace molto è pan di zenzero.
Guardate com'è carino questo qua in polistirolo. Stupendo. E Stefano l'ha scelto perché non potevamo fare a meno neanche di questo. Molto leggero, è grosso ma non pesa nulla. Valentina ha scelto un funghetto rosa. Vale. Questo funghetto rosa, molto semplice, molto carino. Lei ha detto dobbiamo prendere questo funghetto, mi piace molto. Nella parte tutta dedicata a fatine, funghi e quant'altro, c'erano tutte queste qui. E allora ha preso anche un funghetto da mettere all'albero. Sempre la mia signorina ha preso un uccellino tutto rosso. Bello bello. Molto carino, semplicissimo, leggero, con la sua mollettina sotto. Oh, buongiorno a tutti. Questo bellissimo angelo dorato, perché il nostro albero è multicolore, ma prevalgono i colori dell'oro e del rosso. Un'altra bella cosetta che abbiamo preso da appendere. Che l'ho presa io. È un cigno bianco. L'ho presa io. Molto bello anche questo. Stefano ha preso un bel cervo. Un bel cervo. A lui piacciono. Piacciono queste cose. Noi ogni tanto capita che ci affacciamo alla finestra la sera e nel nostro giardino vediamo dei cervi che brucano l'erba, si mangiano le mele degli alberi. Sarà per quello che è così appassionato. E abbiamo preso questo bel cervetto da appendere all'albero. Questo è argentato. Abbiamo poi preso, Stefano in realtà ha insistito perché gliela prendessi, una casetta di marzapane. Ma questa casetta di marzapane, vale, spegni la luce. Com'è bella? Come fai? Guardate che meraviglia, cambia colore. Come hai fatto a farla fare? È accesa molto. Ed è stupendissima, questa si può sia appendere che lasciare come decorazione sul mobile. Infine abbiamo preso questa fatina rosa, questa sacra famiglia in una palla di vetro, delle palline rosse piccoline. E queste cose, questi oggetti qui, ci serviranno per fare dei lavoretti di Natale che potremo fare insieme. Poi qualcuno, ciao tizi, ha fatto un regalo ai miei bambolotti qua. Venite, venite, venite. Vieni qui. Guardate che bei cappellini. Luce. Oh, avete visto? Che meraviglia di cappello. Eh? Ecco qui. Questi bei cappellini con i LED luminosi. Avete visto che bei cappelli? Questi cappelli hanno la loro accensione, si infila in questa sacchettina e si ripiega e non si vede nulla. Questo ha tutti i disegni di pan di zenzero, i bastoncini colorati, i pacchetti regalo. Dove? E c'ha la scritta Christmas Vibes. Invece quella di Valentina, uguale, sempre con la taschina, si ripiega. C'è un bellissimo Carlino con le orecchie da renna e la scritta Snow Cute. Belli caldi per usare quando nevicherà. Questi erano i nostri acquisti di oggi, la nostra piccola gita al villaggio natalizio. Se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale. Bene, da Serena, Stefano e Valentina è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Bench, hands to a turtle dust, and a